Non ci capisco niente. Questa benedetta lotta tra il bene e il male non finirà mai. Data East, dopo aver fatto il primo Fighter's History, tornò alla ribalta con un seguito, Carnos Revenge, conosciuto anche come Fighter's History Dynamite, sempre per arcade Neo Geo. La storia, secondo quanto ci racconta l'introduzione, dice che Karnov, dopo un anno dalla sua sconfitta, è ritornato semplicemente in cerca di vendetta. Ha riproposto il torneo Great Grapple e tanti lottatori sono pronti a sfidarlo. Wow! Vi dico soltanto che ha una storia proprio troppo accennata. Ma vediamo la grafica, ovviamente. Allora, che vi devo dire? Che qua la carissima Data East si è data molto da fare, perché hanno preso le ambientazioni che c'erano già nel primo capitolo, hanno migliorato l'effetto di profondità aggiungendo un buon effetto finto tridimensionale come il Super Nintendo, eh. Poi ho notato anche addirittura che ci sono più effetti particellari e più elementi mossi dello schermo, e questa è una cosa certamente buona. Poi i personaggi, ho notato che hanno ripreso tutti quelli che c'erano nel capitolo 1, oltre ad averli rimessi a nuovo nei dettagli, sì, perché ho notato che li hanno fatti con un design migliore, li hanno anche addirittura implementati meglio nelle animazioni. Insomma, graficamente il gioco si presenta ancora oggi molto fresco. Sul sonoro vi dico che abbiamo gli effetti sonori tutti gli stessi del primo capitolo, che sono stati meglio adattati questa volta rispetto al capitolo 1. Poi abbiamo musiche di sottofondo che si adattano anch'esse a ogni tipo di livello, si spazia da brani un po' più di tradizione giapponese a qualcosa di più rockeggiante, qualcosa di più underground, ma la cosa importante è che siano brani certamente abbastanza orecchiabili ed accompagnamento, ed è così, sono ottimi. Round 1, fight! Ed ecco la giocabilità. Questo secondo capitolo di Fighter's History, cos'è? Un picchiaduro. Se avete presente il primo capitolo, o tutti i capitoli di Street Fighter, qua è la stessa identica cosa. Voi dovete semplicemente prendere un lottatore che vi viene presentato proprio all'inizio del gioco, e ho notato che i lottatori qua nel gioco sono ben 13. Tutti quanti ben assestati nel design e anche addirittura nello stile di combattimento. Anche se, a dir la verità, qualcuno mi ricorda, insomma, qualcuno di Street Fighter. Vi faccio un esempio: Mitsuguchi, che è il personaggio che rappresenta la saga, sembra troppo Ryu o Raiu, come vi pare. Ma comunque ogni personaggio ha un proprio stile di combattimento, ognuno ha delle proprie combo, e non è facile cercare di buttarli a terra, perché se giocate a livello abbastanza difficile, soprattutto se giocate la versione arcade, vi darà tanto filo da torcere, perché gli avversari non vi daranno mai e poi mai un pizzico di tregua. Insomma,
Il gioco sa essere abbastanza difficile e divertente, certamente, se voi adorate questo tipo di videogiochi. Comunque sapete anche una cosa, che questo gioco ha anche avuto la sua colonna sonora, che è stata pubblicata insieme a quella di Flying Power Disc. Sapete qual è? Quella di Windjammer, in pratica. E, insomma, questo gioco, oltre ad aver avuto questa colonna sonora riadattata su CD per bene, ha anche avuto addirittura un porting per Super Nintendo, che presenta qualche modalità differente. C'è una modalità storia, vabbè, non ve ne parlo, tanto che la modalità Super Nintendo non è mai arrivata in Europa. L'hanno anche addirittura rilasciato su Neo Geo CD, anche su Sega Saturn e per la Nintendo Wii. Insomma, non avete scuse per evitarlo. Ci vediamo al prossimo video! Mizoguchi loses!